Direi di iniziare questa importante due giorni, questa Agorà dell'acqua e dei beni comuni. Grazie a tutti di essere di nuovo insieme a noi. Allora, è una due giorni importante con un titolo significativo: diritto all'acqua, diritto al futuro. E queste due informazioni logistiche. È una sessione che appunto durerà, una agorà che durerà due giorni. Alcuni degli incontri avranno un dibattito, altri invece no. Noi inizieremo appunto facendo un punto sul contesto di crisi, l'acqua come paradigma e nuove pratiche del comune. Non ci sarà dibattito, mentre quello successivo sì. Abbiamo il piacere di avere degli ospiti internazionali con noi, quindi nel momento in cui parleranno loro avremo la possibilità di avere delle traduzioni simultanee. E detto questo, dicevo che appunto il titolo di questa agorà dell'acqua e dei beni comuni è un titolo importante: diritto all'acqua, diritto al futuro. Quindi l'acqua diventa ancora una volta il paradigma per eccellenza dei beni comuni, in un momento che sappiamo essere particolarmente importante, in una quasi scontro epocale tra due visioni di vita, due visioni del mondo. Quindi l'acqua di nuovo diventa l'esemplificazione del baluardo contro la crisi sistemica che stiamo vivendo. Il potere ispiratore dell'acqua come bene comune rappresenta bene la partita aperta che stiamo lottando contro la finanziarizzazione dell'economia, la finanziarizzazione della natura nell'Europa di PTIP. È una due giorni importante perché da un punto di vista ci permette di nuovo di fare punto tra di noi, tra le nostre lotte in quasi 10 anni di militanza assieme, con un fulcro importante chiaramente rappresentato dalla campagna Acqua Bene Comune. Dall'altra parte vuole ricollocare la battaglia per l'acqua come bene comune all'interno delle grandi battaglie che stiamo combattendo insieme a livello europeo e a livello mondiale. Quindi anche un momento, sarà questa due giorni, un momento di connessione con altre battaglie, altre intelligenze e altre lotte. E l'acqua appunto come futuro, perché si apre una partita epocale sul mondo che vogliamo e che sta per essere ridisegnato appunto da, per esempio, i trattati di libero commercio con i TTIP. Direi di partire subito con la prima sessione, visto che siamo giustamente un pelo in ritardo. Contesto e crisi, l'acqua come paradigma e come nuove pratiche del comune. Avremo con noi Paolo Calzetti, rappresentante del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, Vincenzo Migliucci, Confederazione dei Covas, e Severo Lotrario, anche lui Forum dei Movimenti per l'Acqua, insieme a Francesco Brancaccio della Rete per il Diritto alla Città di Roma. Con loro faremo un excursus di quello che sono state le pratiche che rappresentano appunto la creatività da parte della società che si sta opponendo alle forme di aggressione che ci stanno portando via la democrazia e il diritto di decidere. Successivamente faremo un focus, e questo sì con un dibattito, dalle 11 alle 13 circa, che invece ci vedrà ragionare su un appuntamento importantissimo che si apre prossimamente a Parigi, cioè la conferenza mondiale sul clima, per cui anche il Movimento per l'Acqua ha deciso insomma di lanciare un messaggio e di dire la sua. Per quanto riguarda questioni logistiche invece legate alla nostra sopravvivenza, cioè il pranzo, saremo qua vicino, in una villetta qua a 50 metri, e stasera ci accenderemo tutti insieme grazie all'ospitalità del centro sociale Attavax. Allora lascio parola a Paolo e niente, vi auguro una buona inizio della giornata. Sì, allora grazie a Francesca per
l'introduzione e abbiamo appunto deciso di avviare proprio questi due giorni da una discussione, alcuni interventi che cercano di contestualizzare la questione e il tema dei beni comuni e perché appunto questo tema sia diventato tanto rilevante nel dibattito pubblico e politico in questi ultimi anni. Noi abbiamo potuto vedere come l'emersione appunto della questione beni comuni sia di fatto coincisa con in Italia almeno si è venuta la ribalta con la campagna referendaria del 2011, che appunto era una campagna che era stata proprio volutamente definita a difesa dell'acqua bene comune. È evidente che tutto c'è stato un dibattito anche precedente, soprattutto più teorico, ma che diciamo a livello del grande pubblico e dell'opinione pubblica il tema dei beni comuni è emerso con quella stagione. Ora, quello che a me interessava diciamo un po' riportare in questa sede sono anche le ragioni per cui i beni comuni sono diventati un tema dirimente in questa fase storica. Una fase storica che, come ha avuto modo di accennare Francesca, è una fase in cui risulta sempre più evidente la crisi della democrazia rappresentativa, una fase storica che è accompagnata da una sempre più forte finanziarizzazione dell'economia e della società. Ecco, i beni comuni entrano proprio in questo periodo come un tema diciamo appunto decisivo e dirimente, proprio perché si oppongono a questa deriva appunto della crisi democratica e della finanziarizzazione della società. I beni comuni sono diciamo quegli elementi che provano a rinsaldare diciamo la frammentazione dell'attuale società. Ce lo ripetiamo in continuazione come appunto ci sia sempre più un'atomizzazione delle comunità, ci sia sempre più diciamo una solitudine competitiva che porta appunto ciascun individuo a competere con il prossimo. Ecco, i beni comuni da una parte provano a riportare appunto al centro del dibattito l'individuo, ma nelle, diciamo, rispetto alle relazioni che possono intessere con il resto della comunità. Nell'ultimo periodo abbiamo anche assistito ad una certa inflazione rispetto all'uso di questo termine, per cui ogni cosa è diventata un bene comune e questo rischia appunto di far sì che poi nulla più sia effettivamente un bene comune. Per cui credo che sia importante anche provare a dare diciamo una definizione di che cosa effettivamente possiamo definire come bene comune. E credo che una definizione che a me risulta diciamo abbastanza azzeccata è quella che la Commissione Rodotà ha provato a mettere nero su bianco nella sua elaborazione. E quindi lì ci si è espressi rispetto al fatto che i beni comuni esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della personalità. Sono fondati sul principio della salvaguardia intergenerazionale e sono a titolarità diffusa. Ecco, credo che questa definizione riempie un po' tutto quello che noi possiamo diciamo definire come bene comune nella loro accezione più ampia, ma anche definendone dei confini.
quindi diciamo riguardano i diritti fondamentali delle persone perché rispondono a dei bisogni degli individui, ma non sono solo beni diciamo cosiddetti naturali, ma si può parlare anche di beni comuni rispetto a quelli che sono appunto bisogni rispetto appunto allo sviluppo della personalità e quindi anche la conoscenza, la cultura, quindi l'istruzione. E sono titolarità diffusa e questo è un concetto diciamo fondamentale che, con cui si prova diciamo, a superare quella che è diciamo, una logica binaria che noi abbiamo diciamo, imparato a conoscere soprattutto nel Novecento, ovvero quello della proprietà pubblica o privata. Ecco, in questo senso la titolarità diffusa presuppone diciamo, un andare oltre questa logica binaria, perché da una parte è vero che i beni comuni non sottostanno e non possono sottostare a quelle che sono le logiche di profitto e di mercato e quindi non possono rientrare nel concetto appunto della proprietà privata, ma allo stesso tempo superano il concetto di proprietà pubblica in quanto tale. Noi come Movimento per l'Acqua andiamo sempre a ripetere che appunto la proprietà e la gestione pubblica è una condizione necessaria ma non sufficiente, perché appunto se l'acqua è un bene comune bisogna e si deve diciamo costruire un nuovo modello di pubblico e quindi appunto superare quello che è stato un modello di pubblico che purtroppo abbiamo conosciuto in realtà come un modello che è andato sempre più allontanandosi da quelli che sono le necessità e i bisogni delle comunità. I beni comuni hanno diciamo, anche la capacità di provare a ricostruire, cioè intorno alle lotte per la difesa dei beni comuni si sta provando anche a ricostruire nuove forme di democrazia e proprio questo in risposta a quella crisi di democrazia rappresentativa che stiamo vivendo. Una democrazia partecipativa che prevede appunto la centralità sia dell'individuo ma dell'individuo all'interno della comunità, quindi le relazioni che si intessono appunto all'interno della comunità e quindi la capacità di queste comunità di essere protagoniste nelle decisioni rispetto a quelli che sono gli interessi e bisogni specifici. E questo diciamo può portare, e il tentativo infatti che si sta facendo nelle diverse vertenze è proprio quello di provare a costruire una nuova cultura collettiva partendo appunto dalle battaglie a difesa dei beni comuni. Sono anche un argine che rispetto a quella che è appunto la deriva della finanziarizzazione della società e della vita. In questo proprio diciamo le battaglie a difesa dei beni comuni hanno provato diciamo a fare un passaggio che secondo me è fondamentale, ovvero passare dal valore del bene comune al bene comune come valore e quindi diciamo è un ribaltamento di quello che invece è un po' il concetto e il messaggio che si tende a far passare con il trasformare diciamo, in merce e in profitto qualsiasi tipo di risorsa o bene. E, sono anche un argine, per così dire, alla diciamo, crisi ecologica che stiamo attraversando. Le diverse vertenze che oggi animano, seppur in maniera frammentata, il nostro paese, ma non solo, e penso anche a quelle che saranno diciamo, le mobilitazioni verso l'appuntamento di Parigi, mettono al centro anche il tema delle risorse appunto come beni comuni
da difendere. Credo che per quanto ci riguarda un po' più dello specifico, come Movimento per l'Acqua, diciamo, la campagna referendaria del 2010-2011, diciamo, ha un po' esplicitato anche per noi alcuni di questi temi, perché la grande diffusione, la grande partecipazione che c'è stata a quella mobilitazione è proprio, diciamo, per così dire, è stata intrinseca al tema dei beni comuni. Ha fatto sì che le persone abbiano potuto contribuire secondo quella che è la propria sensibilità appunto a quella lotta. Abbiano riscoperto anche una della lotta, e diciamo abbiano reso possibile anche il fatto che ci si sia potuti mettere in gioco in prima persona, perché appunto quello era, diciamo, è stata una campagna costruita proprio partendo dall'assunto che ci fosse la necessità di allargare e includere maggiormente tutte quelle che erano le energie positive del paese. Credo che questo è un po' l'obiettivo con cui ci siamo posti anche con questi due giorni, è il fatto anche di riuscire a costruire delle connessioni tra le varie realtà, tra i vari movimenti sociali che sono oggi impegnati a difesa di alcuni beni comuni fondamentali. Penso a quella che è l'opposizione alla riforma della scuola del governo Renzi, penso alla difesa dell'ambiente in senso più ampio rispetto a tutte quelle che sono state e sono ancora le mobilitazioni che saranno anche nel prossimo futuro rispetto a quelle alle conseguenze e agli effetti del cosiddetto decreto sblocca Italia, che prevede appunto un ritorno forte di una politica energetica basata sui combustibili fossili. Ecco, i beni comuni credo che abbiano anche la capacità e la potenzialità di definire un orizzonte verso il quale potersi muovere in connessione, creando intrecci tra le varie vertenze. Questo è un po' diciamo, l'obiettivo che in questo periodo ci sta ponendo sempre di più, seppur allo stato attuale con scarsi risultati. Credo che però appunto debba essere, diciamo, un filone su cui continuare ad insistere e a lavorare, perché siamo coscienti che ciascuno nella propria battaglia sta vivendo momenti di difficoltà, e che invece appunto il mettersi insieme, costruire alleanze, possa essere, diciamo, di fatto un qualcosa che rafforzi reciprocamente le diverse battaglie. Ecco, io mi fermerei qui, anche perché l'impegno che ci siamo presi è a mantenere, diciamo, degli interventi entro 10 minuti, e quindi ecco, immagino che questa discussione e il tema appunto della difesa dei beni comuni possa e debba attraversare anche tutti gli altri dibattiti che abbiamo programmato in questi due giorni. Grazie.